Oh Tita, parlo con te? Sì, ci sono. Oh Tita, Ciao. ciao! Benvenuta a casa Marcello, benvenuta! Ciao. C'è pure mia cugina, Camilla. Ciao! Ciao Camilla! Siamo le due italiane recluse. Di dove siete voi esattamente? Io di Roma, vicina di casa di Massimo, quindi. Ah ecco! E tua cugina Io invece? di Bergamo. Sei di Bergamo, quindi anche una zona in questo momento molto, molto purtroppo a rischio. Senti, come la state vivendo? Inquadrati tu intanto. Ecco così, perfetto. Allora, è stato un periodo strano anche perché ci trovate in un momento dove è cambiato tutto, Tu sei a proprio Londra, in che zona negli ultimi in 10 che zona di minuti. Londra sei? In che zona di Londra sei? Io sono in zona est, vivo sì, proprio zona centro-est, quindi siamo proprio nel fulcro di dove c'è Cambia tutta tutto la il proposito. vita, i ragazzi giovani che girano, questo è il lato Cos'è nostro. cambiato? Perché dice è cambiato tutto in questi minuti? Adesso hanno appena fatto l'annuncio dove faranno un lockdown, quindi qui adesso chiuderanno tutti quanti i ristoranti, bar, tutto. Hanno deciso, hanno finalmente preso decisione e hanno chiuso Ma tutto. quello che si diceva era una leggenda metropolitana, o il fatto che si dicesse che a Londra si dovesse prendere il virus per rafforzarsi, è una cosa vera Sì. oppure una fake news? No, no, è una cosa verissima, è stata proprio detta dal nostro primo ministro, che ha detto, in diretta che lui preferirebbe che il 60% di tutti quanti gli abitanti qui prendessero il coronavirus per poi sviluppare un'immunità. Così, perché lui sa tutto e quindi pensava che fosse un'ottima idea, a Se quanto c'era pare. Edoardo De Filippio gli faceva, sai cosa? Il famoso pernacchio. Ecco, esatto. Sì, Ma si pretendeva dimezzare qua, ha detto vabbè io ne ammazzo un po', poi vediamo. Senti, ma voi italiani come vi sentite? Cioè, Un sentite una differenza po'. di atteggiamento? Guarda, fino a pochissimo tempo fa, fino a questi 10 minuti fa, eravamo scoraggiatissimi. Qui proprio non si muoveva niente, non ci stavano dando nessun tipo di informazione. Vedevamo comunque i passi avanti che state facendo laggiù e noi siamo proprio con voi, tutto e per tutto, però qui non si muoveva niente. Siamo in un posto molto a rischio. Londra è sicuramente una città a rischio. Tu da quanto tempo ti sei autoreclusa, se ti sei autoreclusa? Io adesso sono a casa da lunedì, quindi sono 5 giorni. Con tua cuginetta? Con mia cugina e una nostra compagna di casa russa. Ci siamo Senti, prese pure una russa. cosa fate? E poi in Russia veramente questa cosa meravigliosa che grazie a Dio il virus è arrivato, forse non ce n'è proprio, è arrivato in pochissime. Pochissimo. Cosa fate voi nella vita? Cosa fai tu? Io sono grafica e illustratrice, quindi disegno digitalmente e niente, io sto avendo molti problemi pure con il lavoro in questo momento e Camilla pure di più. Sì, io faccio la cameriera e a settembre dovrei iniziare l'università e hanno ovviamente chiuso il ristorante, quindi boh, vedremo che succede. E Sì, invece, e la russa che fa? La russa, Ignazio, no? La russa, lei lavora in TV, quindi lei fa le promozioni per la TV, e quindi per lei dovrebbe continuare comunque quasi che non cambia niente, dovrebbe essere proprio tutto a posto per lei. Quindi la legge che le persone della televisione sono tutte persone fortunate è vera anche a Londra. No, lei proprio perché fa cose proprio all'ultimo grado della TV, però servono, in questo momento sono i lavori che servono di più, quindi stanno andando avanti loro. Da quanto tempo non vedi i tuoi familiari? Io adesso non li vedo dall'estate scorsa, quindi oramai è da agosto. Porca miseria. Cioè,
Ho visto mia madre che mi è venuta a trovare, anzi faccio un saluto, ciao mamma, Come si chiama Giulia tua che mamma? ci Come si chiama tua scrive, mamma? Giulia? Giulia? saluti, Giulia Ferri Ciao che scrive Giulia! Ah, sempre sulla pagina e grazie! anche un saluto a mio padre Davide che pure lui dovrebbe essere in linea e Luca che pure lui, gli faccio un saluto a tutti. Senti, mi fai parlare anche con la cuginetta così saluta anche lei. Tu da Ciao. quanto tempo? Come ti chiami tu? Scusa, mi sono dimenticato. Camilla, Camilla, tu da quanto tempo non vedi i tuoi? da novembre, sì, dovevo tornare domani, dovevo tornare a Bergamo per il compleanno di mia mamma, ma ovviamente non posso, quindi boh, vedremo, nessuno di noi saprà quando torneremo Come in si chiama patria, tua quindi non ci mamma? sarà Come si consenso. chiama sua mamma? Come si chiama? Emanuela Ferri, E allora anche le lei ogni tanto lì che commenta. facciamo tanti auguri, era il suo compleanno, hai detto, no? Domenica. Domenica. Allora le faremo tanti auguri domenica, magari le regaliamo proprio una carrellata di grandissime canzioni e le dedichiamo tutte a lei. Va Sì! bene? Sì. Io vi ringrazio Assolutamente. tanto, vi ringrazio tanto. Ogni tanto ci collegheremo con voi per sapere la situazione a Londra Sì. com'è. Va bene? Assolutamente sì, siamo prontissime a darvi qualsiasi aggiornamento. Reportage da Londra, noi ci siamo. Vi possiamo pure portare qualche canzone perché pure noi qua siamo Allora, scusa, ma fortissimi. perché voi cantate? Quindi siamo pronte. Senti, scusa una cosa, ma l'amica tua russa, invece ci collegheremo anche con lei. Cioè, Ok, lei c'è, ma parla solo inglese. parla solo inglese? Faccela vedere, faccela vedere. Faccela vedere, Ciao, eccola! da Svidania. Il Eccola, mio pure lei russo. c'è, Il vedi, mio siamo russo è tutti al finito. Il mio russo è finito qua. tavolo. Il mio russo è finito qua. Detto da Svida. Però Ah, non male, non dai, male. ce la caviamo. Va bene, vi ringrazio tanto. Sono contento di Bene, vedervi, di avervi grazie. dato un pochettino di Ciao, allegria. ancora un po' Ciao, da Londra. un abbraccio da qui, invece nella zona di, diciamo, notte di casa mia, nella zona io sono, sai che sono nella cantina, recluso da tempo. È reclusa in cantina. Un bacio, ciao! Ciao Ciao, ciao 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 ciao, ciao un abbraccio a ciao ciao tutti. ciao ciao ciao. Ciao.